È inglese? Thank you. Magari sul tardi. Che esperienza è stata accompagnare gli alunni del Pertini Santoni di questa classe qui da Iorit mentre realizza Rino Gaetano? Sì, è molto interessante. I ragazzi si sono proprio divertiti, hanno fatto un sacco di domande sulla realizzazione dell'opera, sui significati, sono state veramente profonde, quindi sono contenta di essere un'accompagnatrice insieme al collega Maurizio Guerra di questa splendida giornata. Il sole ci accompagna anche, quindi veramente un'esperienza unica. Che significato assume per un istituto come il liceo artistico essere qui? Noi siamo di queste iniziative, noi proprio docenti e i ragazzi sono assetati di arte dovunque sia e in che forma si esprima, quindi è ovvio che appena c'è un artista così di richiamo che sta facendo un'opera così significativa per la nostra città, noi siamo accorsi subito, immediatamente. La classe? La classe è la quinta A del liceo artistico, la quarta A del liceo artistico, quindi sono le classi terminali, molti di questi ragazzi si stanno per diplomare e quindi porteranno l'arte nel mondo. Penso che è un'innovazione molto avanzata per noi di Crotone, perché non abbiamo sempre queste opportunità e diciamo che questo deve essere l'inizio di una grande salita per Crotone, in bellezza ovviamente. Cosa avete notato nell'opera di Iorit in questo Rino Gaetano dagli occhi grandi? Diciamo cosa non abbiamo notato. C'è tanto da descrivere e anche lui stesso dà molte interpretazioni. Come noi abbiamo dato le nostre, lui ha dato le sue, però è tutto, diciamo, da scoprire. Gli occhi, diciamo. La guerra e la pace. La guerra e la pace, sì. Da una parte c'è diciamo la guerra, una bomba che è scoppiata, invece da una parte l'arcobaleno, perché dopo la tempesta esce sempre il sole. Avete parlato con Iorit? Certo, abbiamo parlato con lui direttamente e abbiamo dato anche noi degli input per questo murales. Ovvero? Ovvero, diciamo che vedete queste sfumature fatte ad onda un pochino, rispecchiano tanto la città natale di Rino Gaetano, che era Crotone. Noi siamo circondati dal mare. E poi magari tante altre cose, anche i segni sulla faccia, che rispecchiano tanto la città natale invece di Iorit. È stata un'esperienza bellissima, anche perché comunque Crotone ha bisogno di un input, comunque un po' di arte a questa città. Dopo l'opera di Iorit con Rino Gaetano, pensi che altri quartieri dovrebbero avere, godere di questi disegni? Assolutamente sì, anche perché comunque, come ho già detto, da arte è comunque un rinascere di questa città. Ma avere Iorit a Crotone? È un onore, un artista internazionale fa murales in tutto il mondo, qui averla a Crotone è veramente fantastico. Poi è una persona che ha degli ideali che a me piacciono tanto. Crotone necessita di altri disegni? Beh, ma secondo me finché li fanno artisti di rilievo che hanno un significato, secondo me sì, perché comunque ci vuole proprio, io lo stimo veramente, come... non lo conosco personalmente. Non so, forse scenderà, gli stringerò la mano, però a me piace, sono soddisfatto di questa cosa. Ad esempio a me piace Iorit. A me piace Iorit, sempre. Chiudi, bravo Iorit.